Ragazzi, buonasera, eccomi qui un'altra volta, facciamo un video breve, continuiamo ad approfondire le funzionalità di questo Craig Foreman. Aspetta che è troppo indietro, lo riportiamo avanti. Nell'ultimo video vi avevo già mostrato come fare le giunzioni senza l'ausilio di altri strumenti, quindi senza lamello, senza domino e quant'altro. In questa occasione vediamo invece l'utilizzo combinato di queste viti Craig, di queste viti a traditore, di questi fori a tasca, in combinata appunto a, in questo caso, dei lamelli. Allora, io qua ho questi due pezzi, di cui a una parte ho già messo dei lamelli, eccoli qua, che adesso tiro via. Due, tre, va bene? E dopo vedremo di inserirlo, cioè di fare una giunzione con quel pezzo lì, qua sul bordo, come fosse un cielo, bene? E qua come fosse un fondo oppure un ripiano. Bene, e dopo vi mostro anche in sezione come lavorano queste viti. A parte che molti di voi già lo sanno, ma visto che la Craig produce anche degli strumenti molto più piccoli e non motorizzati per questo sistema di viti a tasca, e non solo la Craig, anche la CMT, Wolfcraft e altri. Comunque, allora, com'era qua? Così? Bene, perfetto. Quindi, ora io farei due fori qua, mi appoggio all'appoggio che vi ho mostrato ieri. La giunzione è perfetta, si è chiusa perfettamente sia di qua che di qua. Vedete? Si vede, sì? Ora, rispetto alla giunzione solo con viti, io direi che questa con le due viti e i tre lamelli è ancora più solida. Io lo userò sempre in questo modo qua. Non farò mai quella di mettere solo viti, mettere quattro viti e magari una riga di colla e basta. Mi sto più tranquillo se metto tipo due viti, oppure in caso di una grande profondità, tre viti, due laterali e uno in centro, e dopo lamelli, oppure domino, oppure duroni, oppure quello che è. Io posso assicurarvi che questo è assolutamente fermo. Ovvio che un po' di flessione c'è spingendo forte, ma ci sarebbe anche con altri sistemi. A questo punto qui, o lo lasciamo così senza colla e il mobile è smontabile, e sarebbe anche un tipo di fissaggio smontabile anche decisamente economico rispetto ad altri. Economico e veloce, perché io facendo due fori ho tirato due volte la leva e ho fatto una giunzione smontabile e anche forte. Oppure metto la colla, metto le due viti o tre a seconda dei casi, a seconda della profondità, e ho morsato il mio mobile
senza l'utilizzo di morsetti. Io vedo che la forza che hanno queste viti è sufficiente per stringere abbastanza le due parti. Ora io lo svizzo di nuovo. Chiaro che adesso i lamelli hanno una resistenza alla giunzione relativamente moderata. Probabilmente se userete dei domino, e faremo anche questa prova, ma non prossimamente, più in là faremo un mobiletto qua sul canale, faremo un piccolo mobile con schienale e tutto con questa macchina, e userò i domino, però non prossimamente. Adesso lo slittiamo. Di queste giunzioni, nel caso che la utilizzassimo come giunzione smontabile, è che devo forare solo uno delle due parti. Per esempio con i Clamex devi forare tutte e due le parti, con il lamello Clamex, con i barilotti idem. Questo mi consente di forare solo da una parte, e comunque devi mettere qualcos'altro tipo lamello o domino, perché con i Clamex non puoi mettere Clamex soltanto, devi abbinarlo a dei duroni o a quello che è. Col barilotto idem, non si è mai visto che uno mette solo i barilotti, barilotto più duroni o lamelli o domino o quello che è. Quindi io devo dire che sono entusiasta di questo sistema. Ecco, l'unica cosa è che non vanno messi in vista. La grossa limitazione di questo sistema è che non lo puoi mettere in vista. Sì, ci sono i tappini, va bene, allora se incolli un mobile, metti i tappini, li pareggi, dopo vernici tutto, ci può ancora stare. Però a quel punto non puoi utilizzarlo come mobile smontabile, come un sistema di giunzione per mobili smontabili. Ora queste le mettiamo via e io vi faccio vedere in sezione adesso come lavorano queste viti. Quindi lo mettiamo qua esattamente in centro, facciamo un foro così. Vede? Vediamo se mettendomi qua si vede di più. Sì, si vede. Allora, qua sono entrato con la punta, qua si ferma, questa è la sede piatta per le viti che hanno appunto una testa piatta, qua c'è una continuazione del foro che non va completamente fin fuori. Questi pochi millimetri che mancano se li farà la vite stessa, si riforerà la vite stessa e va fuori tranquillamente. Ecco qua, così si vede bene, così si vede bene. Adesso qua è un po', c'è un po' di schegge. Praticamente la vite fa questo gioco qua, così. Si prende la sua sede e poi, siccome in punta queste viti hanno una micro tagliente, non so se si vede, vedi che girando, eccolo là, si vede. Ecco, quello si farà lo spazio in questi 2 mm mancanti e perforerà anche l'altra parte a cui andremo ad unire questa. Bene, io direi che questo video si può chiudere qui. Nel prossimo parleremo di viti originali Craig, che vi mostro. Viti originali Craig, viti di concorrenza, quindi viti di altre marche, queste sono CMT, quindi comunque non una marca secondaria, e viti generiche, queste sia le Craig che le CMT hanno il mezzo filetto. Cosa possiamo fare in caso che non le troviamo? Aspetta che ve la mostro più da vicino. Cosa possiamo fare in caso che noi troviamo e troviamo solo quelle con filetto intero? Nel prossimo video, che sarà probabilmente domani, vedremo anche questo aspetto. Quindi ci saranno un altro paio di video dedicati a questa macchina e dopo vi mostrerò anche la spazzolatrice Fartols,
che vi ho promesso già 3-4 volte e ancora non ve l'ho fatta vedere. Ok, a domani allora, grazie, ciao.